Dottor Valerio Gennaro, stasera cosa ci presenterà i dati di mortalità del Comune di Genova. È un grosso lavoro che lui e i suoi collaboratori hanno fatto, elaborando e ragionando sui dati di 10 anni, di mortalità a Genova, suddivisi per genere, età, quartiere. I dati sono molto interessanti. Lui ci ha preannunciato novità che siamo molto curiosi di sentire, per cui io gli do subito la parola e lo ringrazio intanto per il suo intervento. Beh, grazie Antonio. Ringrazio lo Zenzero che notoriamente dà spazi per ragionare, oltre che per gli aperitivi. Tra l'altro nello Zenzero ha lavorato per molti anni Anna Lazzarotto, che è stata una mia validissima compagna di lavoro nell'istituzione del registro dei mesoteliomi della Liguria, e che purtroppo è mancata, e quindi io penso che il suo lavoro, che è stato fondamentale per far emergere il disastro dell'amianto, degli effetti a lungo termine dell'amianto, e come registro eravamo riusciti proprio a mettere in luce questa distanza tra l'esposizione al cancerogeno e gli effetti sulla salute. E quando Anna ci ha lasciato e io sono andato in pensione, ecco, tra l'altro, la regione non ha più rimpiazzato le nostre posizioni, che avrebbero dovuto essere appunto rimpiazzate per legge. E quindi per adesso il registro mesoteliomi ha dei funzionari, ma sostanzialmente non ha personale. Direi che il ragionamento è quello di utilizzare i dati, cioè come epidemiologo, lo sapete, sono medico epidemiologo, quindi non ho mai esercitato clinicamente se non su me stesso e su qualche volontario, ma in realtà per me il soggetto è la comunità, è un gruppo, sono le popolazioni. E gli epidemiologi, contrariamente agli statistici, cercano di fare una diagnosi grazie proprio ai dati statistici, quindi una rielaborazione statistica delle evidenze, sia sulle malattie in qualche modo, sia sui determinanti. E qui, a proposito di epidemiologia, ovviamente vorrei ringraziare il dottor Paolo Crosignani, che è ex direttore del servizio di epidemiologia dell'Istituto Tumore di Milano, che tra l'altro ha messo su questa bella squadra a suo tempo, che ha permesso a me di collaborare, di avere questa collaborazione, e sono appunto il gruppo della Giovanna Tagliabue, Tittarelli, Bertoldi, Barigetti, Tresoldi e Paolo Contiero, che quindi erano in qualche modo i suoi collaboratori, o comunque li aveva scelti, e li ha scelti bene, oggettivamente, mi sembra di capire, perché effettivamente hanno adottato il problema a Genova, le evidenze di questo esperimento che da anni stiamo facendo a Genova, cioè quello di utilizzare l'universo dei dati che provengono dal comune, quindi i dati anagrafici, limitatamente al discorso mortalità, quindi è il totale dei decessi che il comune riesce a avere praticamente con una distanza di poche settimane o mesi, e differenziati per sesso, età, appunto quartiere ed anno di calendario. Con queste banalissime informazioni statistiche, se ben combinate, in realtà riusciamo a far parlare questa statistica e individuare, diciamo, la situazione, le differenze di salute, e quindi poi, se mi aiutate, anche sui possibili determinanti, cioè perché abbiamo queste grandi differenze, queste grandi diseguaglianze. Infatti, uno dei miei sogni, oltre a parlare qui con voi adesso, è quello poi di girare un attimo nei vari municipi per ripresentare questa stessa informazione e per ascoltare e interagire con i cittadini o con gli amministratori, appunto, dal municipio alle associazioni anche, per poter fare in modo di risolvere
e queste situazioni incredibili che abbiamo a Genova, di grande benessere, situazioni assolutamente spettacolari, dove nel corso degli anni nei quartieri c'è uno stato di salute sempre migliore rispetto all'atteso, e per atteso intendo il valore medio genovese, quindi molto molto banalmente per adesso, e Genova si colloca a livelli medi italiani, tanto per intenderci, però essendo la sesta città più grande d'Italia è oggettivamente merita e ha delle grosse differenze che devono essere indagate e possono essere anche migliorate nella misura in cui sono dei problemi. Saltiamo tutta la parte teorica. Se vi fidate, c'è un grande lavoro dietro, ovviamente, perché i dati sono pochi, abbiamo detto, in termini di tipologia. Parliamo solo di decessi. Le statistiche sui decessi a livello del comune di Genova anno per anno, dati sono semplicemente di due tipologie, cioè sostanzialmente la statistica sui decessi e la statistica sulla popolazione residente. Per ogni anno in ogni unità urbanistica, quindi quartiere e quindi nel complesso di Genova. Quindi il dato è molto povero, sono soltanto due tipi di informazione, quindi il numero dei decessi nei residenti e la popolazione residente. Stiamo parlando di 600.000 abitanti, quindi la popolazione è tendenzialmente questa. Ogni anno abbiamo a Genova sui 590.000 residenti, che vengono ovviamente suddivisi per età, per sesso, per area e per anno di calendario. La stessa cosa la facciamo per il numero dei decessi. Calcoliamo quindi i tassi. Non parliamo quindi di numeri assoluti, che sono fondamentali, sono il primo passo, ma parliamo in realtà del tasso che ci permette di dare una sorta di peso, anzi è un peso, di quello che sta succedendo, di quello che stiamo registrando in ogni quartiere di Genova. Ma andiamo subito allora a un grafico che secondo me può dare l'idea di quello che sta succedendo. È questo. Questo cos'è? Guardiamoci, stiamo parlando dei decessi totali comune di Genova dal 2009 al 2022. Cosa stiamo vedendo con queste due righe? Stiamo vedendo la situazione del numero assoluto di decessi, quindi questa è la statistica, ecco, i numerini sotto sono quello che riceviamo in eredità dal comune, dall'ufficio anagrafe. Nel 2009 in particolare erano state registrate 8.319 vittime, decessi per tutte le patologie, e 4.506 nelle donne e 3.800 nei maschi, quindi una netta superiorità nel numero delle donne di decedute negli anni, che rimane costante con una certa tendenza comunque a una, diciamo, leggera riduzione fino al 2009. E un parallela, diciamo, anche questa riduzione con un po' qualche alto e basso, ma la tendenza, diciamo, è di tendente alla riduzione fino al 2019. Poi c'è il picco 2020. Cosa è successo nel 2020? Che invece dei soliti, tra virgolette, 8.000 decessi all'anno, abbiamo registrato 10.000 decessi. Quindi capite che c'è stato un problema enorme a Genova nell'anno pandemico. Qui stiamo parlando appunto del complesso delle patologie, non stiamo parlando di Covid, di cancro, è il totale dei decessi per tutte le patologie, tutte le età, in entrambi i generi. La cosa drammatica, quindi un aumento del sostanzialmente 20%, ecco, tanto per dare l'idea su quello che è, perché rispetto agli 8.000 noi abbiamo avuto anzi il 25% di decessi nel 2020. 2021 ci aspettavamo ovviamente un ritorno alla normalità per una serie di ragioni, e anche perché le persone fragili erano mancate l'anno prima, quindi una enormità di persone fragili che andavano avanti in qualche modo per andavano avanti bene, ecco. In realtà è successo qualcosa che inquietato, cioè l'aumento dei decessi addirittura rispetto ai 1.000, sempre con questo pendente parallelismo tra uomini e donne, e nel 2022 addirittura la situazione è peggiorata.
Ora, questo è in termini di numeri assoluti, quindi possiamo dire questa è un po' la statistica di quello che è successo. In realtà, se noi ragioniamo in termini di tassi, noi dovremmo vedere il tasso in realtà fa invertire il problema di genere. Non so se l'avete notato. Adesso la quota alta è fatto dai maschi, cioè il maggior numero di decessi, cioè in questo caso abbiamo 120 decessi ogni 10.000 abitanti, che poi è sempre 1,2 ogni 100 abitanti. Noi ogni anno mediamente viaggiamo intorno a un decesso ogni 100 persone. Il periodo è sempre dal 2009 al 2022. Vedete anche il mouse, 2022. C'è questa tendenza al miglioramento della mortalità, a una riduzione leggera sia nelle donne sia negli uomini fino al 2019, quindi nonostante il famoso effetto età, ma d'altra parte era costante in Liguria, a Genova in particolare, direi che questa era la buona notizia fino al 2019. Quindi su questi dati io vorrei che cominciassimo a condividerli per ragionare sulla realtà, su quello che è comunque l'universo di un'informazione di cui non sappiamo le patologie e di cui men che meno sappiamo l'origine di quelle patologie. Però, ecco, io mi sono sentito in dovere da buon pensionato di continuare a fare un po' quello che facevo prima, cioè di dare dei numeri che fossero verificabili e condivisi per poi sperare che le amministrazioni, i cittadini, le associazioni volessero integrare, volessero, insomma, si appassionassero a questa informazione per poter quindi voler migliorare la situazione, capire cosa sta succedendo. In realtà poi la nostra idea è quella, e non solo nostra, insomma, è quella di ovviamente utilizzare la tempestività del dato. Cioè l'epidemiologia è nota da tempo, purtroppo ha avuto anche qualche battuta sarcastica, sul fatto che noi come epidemiologi diciamo delle cose ovvie, ma ci mettiamo anche per anni a dirle. E questo effettivamente è anche vero. Però dipende molto, perché se la statistica noi la chiediamo, la statistica c'è, come ad esempio al Comune di Genova, piuttosto che altre città, anche a Napoli, a Taranto. Io ho visto che quando c'è qualcuno che, diciamo, in modo civile ha chiesto la statistica, senza particolari elaborazioni, i comuni le danno, perché i comuni hanno effettivamente un'informazione statistica sui decessi, in particolare per età, sesso, non per patologia. Ecco, non c'è la patologia, non c'è l'analisi, non c'è l'epidemiologia, ma c'è la statistica, perché questa l'ufficio anagrafe registra istantaneamente queste cose. E quindi, se noi vogliamo, questa fetta di informazioni possiamo utilizzarla immediatamente per restituirla e per quindi avere un'idea. Questa è un'altra idea, che forse è un'altra elaborazione, sempre con gli stessi dati. Cosa vediamo? Qui vediamo i nostri 25 quartieri, perché Genova è divisa in vari modi, in municipi, 9 municipi, oppure 25 quartieri, oppure 71 unità urbanistiche o altre unità censuarie o altro. E questo, rispetto al valore, il valore atteso 100, ecco, anche lì vi faccio vedere il titolo, ecco, lo sposto qua un attimo. Questo è il rapporto di mortalità standardizzato per età, SMR, 25 circoscrizioni. Maschi e femmine sono le due barre, diciamo, tendenzialmente abbiamo fatto azzurro i maschi e diciamo giallo e le femmine, per l'anno 2022, con i loro intervalli di confidenza, perché diciamo è buona pratica quella di dare il numero puntuale, calcolato, ma anche dare un intervallo che ci dice su che campione, quanto era grande il campione, quindi quanto è affidabile e quanto è l'oscillazione, insomma, che ogni valore puntuale dà. Allora, questa è la situazione rispetto al valore 100, che è il valore dei decessi attesi per ognuno, ricalcolandoli. Abbiamo visto che ci sono quartieri come Cornigliano in particolare, dove la mortalità è molto alta nei maschi, addirittura abbiamo il 25% in più di decessi nei maschi rispetto al valore atteso, sempre per i maschi, e nelle femmine abbiamo circa il 10-15% in più di decessi rispetto al valore atteso. Questa è la situazione peggiore nell'anno 2022, e c'è una tentativa, noi l'abbiamo messa in ordine per dare un'idea
di quali sono i quartieri che hanno dei problemi e che quindi sarebbe un'emergenza cominciare a ragionare quali sono, quindi Cornigliano, Struppa, Rivarolo, Pra, Oregino, Lagaccio, San Teodoro, Valsturla, Staglieno, Bolzaneto, San Fruttuoso, questi sono quelli che hanno dei problemi. Qui c'è un interessante e sicuramente da studiare Premolo Maddaleno, un differenziale di genere molto ampio, quindi bisognerebbe anche lì integrare con altre competenze, diciamo sociologico, economiche e altro, in modo tale da poter capire quanto è, perché c'è questa differenza. Poi abbiamo delle come si può dire, dei quartieri che sono in linea con il valore atteso, calcolato sempre sul valore genovese, abbiamo anche degli ottime realtà che sono, diciamo, quelle un po' anche attese, che vanno da Nervi alla diciamo, ad Albaro, anche a Pegli e quant'altro. E questo era per dare l'idea che, insomma, è molto eterogenea, ovviamente, la situazione. Qui abbiamo la nostra mappatura di Genova, giusto per far capire, perché molta Genova 2022, e la situazione era questa, il gradiente di colore, diciamo, è quella che potete vedere qui sotto, dove abbiamo registrato un eccesso di mortalità statisticamente significativo, l'area è nera. Vedete, questa è la nostra Cornigliano, no? Qui abbiamo Rivarolo e la Valpolcevera, e qui abbiamo la zona del porto, del primo porto, perché poi ricordiamoci, lasciatemelo ricordare, Genova adesso non ha più un porto, ha un porto per ognuno dei suoi ex comuni, quindi è un porto fino praticamente a quasi a Voltri, quindi Pra. Quindi il cosiddetto porto di Genova è una cosa che era nata qui, la nostra lanterna è qua, tanto per intenderci, e dalla foce si sta allargando fino appunto a Pra. Quindi questo è un po' giusto per ricordarci come siamo fatti, insomma, tendenzialmente. Andiamo avanti. Io direi che questa è una videata che vorrei vedere se riusciamo a fare, grazie appunto alla pazienza anche dei collaboratori di Milano, che hanno veramente si sono appassionati e hanno adottato la situazione Genova e hanno permesso appunto di offrire un'informazione che adesso è sperimentale, diciamo qui allo Zenzero, però in realtà potrebbe essere un modo di ragionare anche meglio per i differenti quartieri. Nel 2009-2010 questa era la situazione, problematica e no, sia nei maschi che nelle femmine, quindi le zone migliori, vedete, è il verde chiaro. Vediamo se riusciamo a passare, ecco, nel 2011-2012, andiamo avanti per bienni, vedete un po' che ci sono delle zone sempre verdi e zone sempre nere, ma c'è anche un cambiamento. Nel periodo 2009-2010 la situazione della mortalità e della salute, in qualche modo, era questa rispetto al valore atteso. Sì. Questi valori qua sono dei tassi. Questi qua è già un SMR, cioè è un rapporto standardizzato di mortalità che dice in sostanza quanti sono i casi osservati, i decessi realmente osservati per entrambi i generi, per l'età in quel periodo, rispetto al valore atteso calcolato sulla base della media genovese. Rispetto al valore atteso. C'è un valore atteso. Non è una percentuale rispetto agli abitanti. No, ovviamente tiene conto della percentuale degli abitanti, però tiene conto del valore atteso, cioè il concetto base poi in epidemiologia è contare quello che c'è, ma anche sapere rispetto a quale standard noi ci stiamo confrontando. Quindi lo standard è il valore medio di Genova, è ovviamente ricalcolato sulla base della numerosità e dell'età soprattutto, perché esatto, quello che conta, noi sappiamo che ci sono grandi differenze e la mortalità è ovviamente più alta negli anziani rispetto ai giovani, e quindi il dato, il rapporto standardizzato di mortalità, quando si dice standardizzato, significa standardizzato per età. Quindi significa che noi annulliamo l'effetto dell'età, ma c'è, l'abbiamo calcolata, e quindi quello che vediamo riguarda l'intera popolazione. Quindi ti ringrazio per la domanda che mi ha permesso di precisare, forse, ma non so se invece ho confuso per alcuni questa descrizione. Quindi
noi dobbiamo, oltre che contare il numero dei decessi per area, per sesso, per età e per anno, anche rapportarli rispetto a un valore atteso, perché questo ci permette di sapere che, ad esempio, in queste zone noi abbiamo, ad esempio, Cornigliano e Rivarolo, in questo periodo, in questo biennio 2009-2010, abbiamo avuto un eccesso significativo di mortalità che oltrepassava addirittura il 10%. E mentre abbiamo delle zone che avevano avuto addirittura una riduzione del 10%. E questa è un'informazione che, secondo me, deve essere data in modo tale da poterla poi rielaborare e ragionare insieme sulle possibili origini. Se c'è qualche altro quesito, prego. Allora, passiamo al 2011-2012. Vedete che c'è cambia la mappatura. 2013-2014, 2015-2016, vedete che ci sono certe aree che continuano a rimanere nere, altre passano, si oscillano, però altre rimangono sempre, diciamo, super sane, se volessimo. 2017-2018, 2019, ecco, da questo punto in poi abbiamo scelto di guardare anno per anno, non più il biennio, per riuscire in qualche modo a rimanere sul pezzo, anche se statisticamente uno dice riduci di due volte la dimensione del gruppo in studio, sì, però stiamo sempre parlando di quasi 600.000 persone con 8.000 decessi, quindi non è proprio statisticamente diciamo molto molto diciamo così discutibile con la questione. 2019 è questa. 2020, come vedete, abbiamo continuamente questa zona, ad esempio Struppa, che appunto non sembra un po' una zona dimenticata, e però anche questa, ad esempio, come vedete, nei maschi abbiamo la zona di San Fruttuoso. Abbiamo poi questa, 2020, l'anno pandemico abbiamo avuto questa mappatura, zona Voltri, zona Struppa, zona Centrale, ecco, zona. Poi vi faccio vedere i quartieri, quali sono esattamente, ma il numerino ci permette. Il 2021 e adesso ecco il 2022. Quindi la novità in qualche modo è quello di poter ragionare su dati appunto aggiornati, ufficiali, statistiche affidabili, quindi noi non abbiamo visto nessun nome, nessun cognome, tanto per intenderci, e neppure nessuna patologia. Ci fidiamo di quello che ha visto ovviamente il comune e che usa peraltro questi dati per scopi appunto amministrativi, statistici, burocratici e anche economici, voglio dire. Dopodiché ci sembrava giusto utilizzarli anche per scopi epidemiologici, per in qualche modo ragionare insieme. Questa io darei una, ecco, la concluderei questa parte, nel senso che la sofferenza vi ho torturata abbastanza. La stessa ragionamento l'abbiamo fatto anche per altre, in altre città, ma anche a Napoli, ma anche a Taranto, dove in effetti abbiamo scoperto anche lì un po' l'acqua calda, cioè quella di i quartieri, guarda caso, si parla di Taranto in generale, ma i quartieri dove è stata registrata l'eccesso di mortalità, guarda caso, erano quelli che avevano all'interno la parte industriale e i due quartieri confinanti. Gli altri tre, quelli a sud, in realtà stavano benissimo. Poi nella media di Trelussa, come spesso si fa purtroppo nella statistica e un'epidemiologia un po' sommaria, sembra che tutta Taranto sia un problema. In realtà quello che si vede nella media, appunto, è una media e quindi non dà giustizia in qualche modo alle grandi differenze che ci sono nelle aree, e quindi abbiamo bisogno di utilizzare questi dati. Ecco, incoraggio, anche perché c'è una legge adesso che ha preso questo nome che gli abbiamo dato in qualche modo, che è la legge sulla istituzione dei registri tumori e del referto epidemiologico, quindi utilizzare anche la parola referto non solo in campo diciamo radiologico, ematologico, ortopedico, ecografico o altro, ma anche epidemiologico, cioè quando si guarda una popolazione noi possiamo dire come sta una popolazione, che referto possiamo fare ad oggi. Non è una diagnosi, non abbiamo voluto appunto lanciarci un concetto di diagnosi, perché la diagnosi presuppone un'evoluzione un pochino più articolata, ma il referto sì, che aiuta quindi le amministrazioni. E comunque è una cosa assolutamente vecchia,
come concetto, tant'è vero che appunto vabbè, viene valorizzata molto da Marmot negli Stati Uniti l'analisi delle diseguaglianze per poter valutare le differenze e ragionare, e in realtà c'è anche un bellissimo studio di questa del gruppo della registrazione dei decessi a Milano, che è di parecchie centinaia di anni fa, che è stato recuperato ed è la prova che i vecchi registri di mortalità in realtà possono essere molto utili proprio se letti in una visione d'insieme. Quindi io direi, non voglio torturarvi oltre, vi ho anzi torturato abbastanza, se ci sono tutta una serie di altre informazioni che ho lasciato nell'appendice che riguarda l'analisi per unità urbanistiche, per sesso, soprattutto come dire anche per età, perché la differenza è nell'età soprattutto. E io penso che se ci impadroniamo un pochino di più nell'epidemiologia, rischiamo di finire meno male e di essere meno impattati, come è successo purtroppo in questi 3 anni, dove ne abbiamo sentite tutte il contrario di tutto, e dove l'epidemiologo era colui che dava dei numeri e chiunque poteva dare dei numeri ed era considerato un esperto. Ora, i numeri sono la base, ma una cosa sono i numeri, una cosa è la statistica, una cosa è l'epidemiologia, una cosa è la scienza, una cosa è la verità, una cosa è vale con in base ai ragionamenti che facciamo. Quindi io so che ci sono qui da Federico Valerio ad altri, a Paolo Cosignani, altre persone che hanno studiato, conoscono il mondo della ricerca, della scienza e anche del conflitto di interessi, per cui per quello che avevo anche sottolineato il problema del conflitto di interessi, nessuno, cioè chiediamo sempre a tutti noi, quando qualcuno parla, dice fa bene una cosa, fa male, quant'altro, benissimo, però mi dici un attimo tu che aggiornamento hai, che appunto che finanziamenti hai, perché aiuta a, come si può dire, a farsi un'idea e a interpretare meglio, perché bisogna studiare oggettivamente. In questi 3 anni in effetti abbiamo scoperto che studiare è bello, merita. Ci siamo incontrati in una comunità virtuale in giro per l'Italia, semplicemente chiedendo aiuti. Io sto collaborando con ingegneri, con statistici, con chimici, molto bello, che non conosco peraltro fisicamente, però si lavora sui dati. Abbiamo scoperto anche una serie di analisi, di studi molto ben fatti, che peraltro nel commento dicono delle cose diverse rispetto ai risultati, diciamo, mostrati nelle tabelle. E grazie anche ad esempio Alessandra abbiamo scritto una lettera a Epidemiologia e Prevenzione per capire come mai, ad esempio, lo studio sui vaccinati a Milano e a Lodi, su ben 3 milioni di vaccinati, insomma, che era stato fatto un bello studio sostanzialmente, e questa distinzione per periodo, per livello di vaccinazione, per numero di vaccinazioni, dava dei risultati molto diversi in termini anche di mortalità totale. E questa cosa è molto importante perché, insomma, se uno lo sa, si accorge e, diciamo, imposta la propria approccio alla scienza in un modo diverso. Quindi io concludo veramente, dico, alla scienza non si crede, la scienza si verifica, è fatta apposta. La scienza presuppone che chiunque debba dare dei dati, le prove, le verifiche, la sopravvivenza, i tassi di differenza rispetto ai valori attesi, al gruppo di controllo. Se non c'è un gruppo di controllo, cioè, c'è poca, si può dire poco, insomma. Quindi io mi taccio, mi scuso per la lunghezza e niente, grazie a voi. Ci sono domande? Prego. Prego. Come vuoi, ma non so se non lo fai. Non si sa mai. Non sento. Non si sa mai. Mi chiedevo una cosa. Esiste uno studio che ti dice io sono nato a Bolzano? Non sentiamo. Pronto? Mi sentite? Paolo, passa dall'altra parte del tavolo. Ci provo. Esiste qualche studio che dice io sono nato a Bolzaneto, ma dopo 10, 15, 20 anni me ne sono andato a Nervi perché ho vinto la lotteria, comunque ce l'ho a quel posto o posso salvarmi?
dare leggermente la stessa. Posso già rispondere un attimino? È la stessa. Credo che sia una... Posso dare una risposta? Adesso che allora, se ci sono i dati, e i dati ci sono, perché siamo schedati in maniera... Mi si sente da distante? Mi si sente da distante? Non si sa. Il microfono lo stesso dovrebbe... allora, si può sapere la migrazione, l'effetto migrazione cosa fa, cosa ha fatto nella popolazione, in realtà sul singolo è veramente un po' difficile, ma in realtà, visto che i dati esistono, quindi la nostra, noi siamo ben registrati dal punto di vista amministrativo, semplicemente, o dal punto di vista anche economico, si sa la nostra residenza, quindi la... Basterebbe avere la volontà di poter capire, comunque c'è già anche la lettura scientifica, la letteratura internazionale che ci può permettere di dire, guarda che chi ha vissuto sempre, si può fare una cosa più semplice forse, chi ha vissuto sempre in una certa zona particolarmente verde o poco inquinata, un'altra particolarmente inquinata invece, o per quanti anni, si può anche ragionare in termini di dose e risposta e di vedere nei differenti gruppi in base al numero degli anni, all'età di vita in quell'ambiente, quanto ha inciso in termini di salute. Non so se appunto anche Federico Valerio come chimica ambientale oppure Paolo Tosignani, che sono esperti, possono integrare. Se volevi invece anche tu integrare la domanda, invece... Non sentono... Importa tutto. No, in parte diciamo che si allarga un attimo il discorso, tenendo conto che l'amianto è presente in genere sotto in due contesti, uno artificiale che è quello dell'eter e di altri materiali nei quali viene usato e un altro naturale, perché la Liguria e in particolare Genova è molto ricca di amianto, specialmente in alcune formazioni come il gruppo di Voltri e in parte in provincia di Genova come nel settore che va su al, diciamo nell'Aveto, più a est dell'Aveto. Quello che volevo dire, appunto per quello che riguarda l'amianto diciamo artificialmente introdotto, ci sono state delle, come si chiamano, class action da parte di, diciamo, lavoratori di grosse strutture, tipo l'Italimpianti o l'Italsider, eccetera, che hanno vinto le loro class action perché sostenevano, e diciamo la registratura ha dato ragione, di essere stati sottoposti alla inalazione di particelle di amianto nel corso di decenni addirittura per molti di questi impiegati, che provenivano dagli impianti di condizionamento che in molte stagioni sono sempre attivi, ma anche nelle stagioni fredde, e avevano vinto questa. Ora, questi impiegati sono stati però classificati, penso dal punto di vista epidemiologico, di cui io ignoro completamente le basi, ma penso che siano stati presi in conto nei posti dove vivevano, non nei posti dove lavoravano. Allora si può considerare una distorsione questa in un certo senso, perché io posso abitare in un bellissimo posto verde, ma poi se lavoro all'Italsider o che ne so, all'Italimpianti, che io lavoravo all'Italimpianti e non ho fatto la class action perché non c'ero. Poi, scusa l'interruzione, scusa, c'è proprio questa domanda online. Che molte ore al giorno si passano sul posto di lavoro e non solo nella residenza. E il dato su cui si è lavorato probabilmente il comune non ce l'ha. Certo, infatti le fonti dati sono diverse, quindi dimmi che dati usi, ti dirò insomma che risposte avrai. Quindi quello che diceva l'amico, tra l'altro geologo, quindi è importante, cioè in realtà avere i dati sul lavoro, sulla residenza, quando hai i dati li puoi analizzare. E visto che i dati ci sono, io incoraggerei veramente all'utilizzo, alla richiesta del dato statistico, che sia di buona qualità tendenzialmente, che sia universale,
e non focalizzando troppo però su un possibile fattore di rischio, a meno che di non andare direttamente nei libri matricole, ad esempio, perché quando noi abbiamo alcuni dei miei primi studi proprio sulle raffinerie, piuttosto che alla Stoppani o da altro, in realtà ho i lavoratori del Porto Marghera, cioè si può avere il libro matricola, quindi avere la registrazione di tutta la popolazione divisa nei differenti mansioni, quindi con i differenti livelli di esposizione e mansione, e quindi l'analisi poi dello stato di salute può essere fatta facilmente e spesso conferma quello che sono già le evidenze scientifiche o sperimentali, o tutte e due, nel senso che sono anche il dato sperimentale sull'animale o altro. Quindi direi che basta avere i dati, avere la volontà, perché quello che manca appunto è la volontà di voler capire che la malattia, oltre che essere curata, può essere prevenuta. Ora, sul cancro noi non siamo mai riusciti a fare una prevenzione reale, perché non andava di moda parlare di prevenzione dei cancerogeni. Anzi, se mi dai questa cosa qui, vi farei vedere quanto veniva detto nel 2000 su un giornale importante del nostro ministro della salute, il ministro Veronesi. Diceva: il cancro agli anni contati, tra 20 sparirà. Era l'anno 2000, si viaggiava intorno a 500 casi, 500 decessi al giorno in Italia, e con 1000 nuovi casi, nuove diagnosi, e ad oggi siamo sempre nella stessa situazione. Qual è stato il grande sbaglio, secondo me? Quello di raccontare queste cose, di non lavorare in maniera profonda sull'eziologia, cioè sulla lotta alla causa del cancro, che è il cancerogeno. Cioè il fare in modo che la popolazione abbia la capacità immunitaria di reagire, di rispondere, di eliminare la cellula neoplastica, perché si può fare, perché abbiamo studi che, ad esempio quelli di Welch ed altro, che dimostrano che a parità di cellula maligna ci sono popolazioni che possono aver avuto un mantenimento di livello di tumori sotto la soglia clinica, e quindi non essere clinicamente sani, oppure avere una sorta di riduzione naturale. Quindi in realtà si è puntato soltanto sulla cura e sulla diagnosi precoce, della malattia, sugli screening famoso della malattia, del cancro o di altre malattie. Ecco, in realtà sarebbe stato sensato e puntare sullo screening delle cause di malattia. Questa è la deformazione che avevamo noi, come sia a Milano che a Genova, in giro per il mondo, che il cancro è un percorso prima di arrivare ad avere un cancro, che poi può essere più o meno curabile in una certa modalità, ma può anche venire o non venire, e quindi noi dobbiamo intervenire in un altro modo. Cioè il paradigma della lotta alla malattia, se vogliamo dire, in realtà è il favorire la salute, e bisogna sapere far parlare, ad esempio, anziché oncologi o i virologi, che adesso vanno di moda in questa fase, magari i fisiologi. C'è una popolazione di scienziati, di ricercatori, che non avete, ad esempio, in questi 3 anni mai sentito. Non penso che se datemi il nome di un fisiologo, cioè di uno che studia perché viviamo a nostra insaputa, che studia la parte elettromagnetica, la parte fisica, la parte idraulica, la parte nervosa, la parte meccanica. E noi viviamo così. Ogni giorno abbiamo veramente milioni di cellule che nascono e che muoiono, quelle malate in particolare muoiono, vengono sostituite. Ecco, questa cosa non è stata, non è mai passata, anche questo incoraggiamento, il fatto che noi siamo fatti bene, per una serie di ragioni, quindi non entriamo nelle... Però siamo fatti bene, a nostra insaputa, noi abbiamo una fisiologia che ci permette di convivere con miliardi di virus e batteri, ad esempio, e anche fattori di rischio, perché basta pensare ai fumatori, quanto tardi si accorgono
di aver avuto dei danni da fumo, ma per anni non li hanno avuti, come anche i bevitori o le persone sedentarie, per anni non hanno avuto problemi. Oppure molti nell'ambiente di lavoro, con l'amianto piuttosto che con idrocarburi, con altre robe. Cioè, cose che dovrebbero essere diciamo, diffuse proprio per incoraggiarci al fatto che abbiamo una consapevolezza della nostra forza naturale. Noi viviamo veramente, siamo forti e dobbiamo e possiamo farcela, però dobbiamo ovviamente avere appunto un paradigma che ci dica, oltre che curarci, noi dobbiamo rimanere sani e possiamo farlo, ma molto in modo molto allegro, molto piacevole anche. Non è detto che dobbiamo evitare tutte le forme di stress o di inquinamento o altro, ma è questione di dosi, perché se, come sta succedendo, è nella zona, diciamo, del porto di Genova, piuttosto che nelle zone industriali, piuttosto che nella zona dove c'è, ad esempio, l'inceneritore, a Marassi o a Staglieno in particolare, dove ci sono i nostri inceneritori e i centri per la crematura delle nostre salme. Allora, quello è un inquinamento. L'incenerimento produce inquinamento e produce, chi è sotto vento, un inquinamento atmosferico. Poi, se arriviamo noi, andiamo a guardare cosa sta succedendo in quella popolazione che è sotto vento in termini di decessi, di ricoveri, di malformazioni, di aborti, noi scopriamo magicamente, purtroppo, l'acqua calda, che guarda caso, a parità di distanza, chi è sotto vento alle aree inquinate, guarda caso, lì abbiamo una maggior incidenza di ricoveri o prima addirittura di gente che prende più farmaci, magari per dormire, come sta succedendo adesso a San Pier d'Arena, che hanno avuto il lungomare Canepa 6 corsie di autostradali praticamente sotto casa in pochi anni. E così nella zona portuale o nella zona... città che dovremmo cominciare a riconoscere, a parlarne, perché io non ho la verità, però io sono convinto che studiando, avendo i dati, incrociando i dati sui lavoratori, sul verde, sul traffico, ma anche indicatori sportivi come può essere il rumore. Se il rumore non viene da un treno, ma viene quindi da un motore a scoppio, allora lì c'è idrocarburi e Federico ci può dare l'elenco di tutto ciò che esce da una marmitta, per dire, l'ingegner Parodi ci può dare l'elenco di quanto... queste cose interagiscono nel corpo umano, fanno male. Se una persona poi vive lì, sì, poi l'organismo riesce a compensare per un po', se poi emigri, vai in una zona più confortevole, ma in questa fase succede esattamente il contrario, che con problemi economici che abbiamo, la gente da zone buone finisce in zone, diciamo, più economiche, perché appunto, perché anche l'economia sta facendo dei danni abbastanza robusti, ed è una vecchia informazione epidemiologica, cioè lo stato di salute. Lo stato di salute sappiamo che è dipendente anche dallo stato socio-economico, più che dall'inquinamento, oltre che dall'inquinamento, da altri fattori, dal lavoro e altro, ma il livello socio-economico, la povertà, noi sappiamo che le persone povere hanno un tasso di mortalità che va dal 20 al 30% maggiore rispetto al valore medio e altro. Quindi noi possiamo intervenire in maniera convinta e molto molto energica, ma anche positiva, sul miglioramento delle condizioni di salute di una popolazione. A Genova abbiamo visto che dal 2020, vabbè, l'anno pandemico, lo dice, c'era stata la chiusura degli ospedali, il medico non aveva problemi a venire a le terapie, il medico che seguiva anche con terapie non veniva misurato, non veniva valutato, per dire, ma allora funzionano le terapie o non funzionano? L'epidemiologia ti permette, ad esempio, di misurare, è una misurazione, è un misuratore, non fa niente di particolare, per poi condividere e ragionare insieme su qual è l'approccio migliore, quello sbagliato, quello non sbagliato, quello che ha prodotto maggiori benefici. Voglio dire una cosa. Prego. Ho due domande online. Ci sono due domande online, dice. Sì, non so, le vuoi dire tu, Maria Teresa? Non so, se
ci riportano tutte e due ai dati che avevi esposto prima. Tonino chiede se esistono dati più dettagliati, tipo l'età del deceduto, la professione o la causa. No, esiste. No, però finisci, di tutte le domande perché voglio anch'io fare. Ti dico anche la seconda, Marco. Di nuovo a gennaio. Marco chiede l'effetto demografico dello scalino dovuto alla seconda guerra mondiale. Prima della guerra oltre 1 milione di nati all'anno e dopo la guerra verso gli 800.000 e poi ancora di meno. L'effetto dello scalino è visibile o no nelle analisi dell'RC? Viene mascherato? Serve o non serve nella valutazione della variazione dei dati grezzi e non dei tassi? Posso dire una cosa anch'io così poi ti do la parola. Mi sembra che una delle cose più interessanti che ci ha detto questa sera Gennaro Valerio è questo, a parte il picco che immaginavamo, no? Di mortalità del 2020, il fatto che poi nel 2021 e nel 2022 i tassi di mortalità sono cresciuti, cioè sono aumentati. Io mi ricordo nel 2003, se voi vi ricordate, c'era stata un'ondata di calore pazzesca, molto, molto. Per cui in agosto 2003 c'era stato un picco di mortalità incredibile. Era successo poi che a settembre e ottobre, nei mesi subito successivi, i tassi di mortalità erano diminuiti. Cioè era successo quello a cui aveva accennato Gennaro Valerio durante il suo intervento, perché l'ondata di calore aveva, fatto fuori, fatto morire le persone fragili, che quindi erano in numero inferiore, per cui poi in settembre, ottobre, nei mesi successivi, questo avevano compensato, non c'erano più, e quindi i tassi di mortalità erano diminuiti. In questo caso invece non succede questo, insomma, no? Ed è, secondo me, una delle cose più interessanti da capire. I tassi di mortalità non ritornano ai livelli degli anni precedenti il 2020, ma restano più alti e tendenzialmente, c'è soltanto un anno di verifica dal 21 al 22, tendono a aumentare. Ci sono delle ipotesi secondo rispetto alle possibili cause di questo fenomeno, oppure dobbiamo ancora ragionarci? Beh, io direi che dobbiamo ragionarci sicuramente, ma non dobbiamo escludere, come sono purtroppo state escluse, alcune possibili cause, e quindi dalle cure alle vaccinazioni a certe... Cioè, dobbiamo essere laici in qualche modo, cioè prendere, ragionare ad ampio spettro, prendere in considerazione tutte le variabili e ragionare, perché le differenze ci possono permettere di capire quale dei nostri preconcetti è giusto o sbagliato. Quindi l'approccio scientifico è proprio quello di fare confronti, ragionare, fare ipotesi in umiltà, non di reprimere, come è stato invece fatto in questi 3 anni, che è stata una cosa veramente uno schiaffo alla scienza, è stato quello di eliminare fisicamente dal dibattito, dal ragionamento collettivo, una quota di competenti, che mi riferisco agli immunologi piuttosto che ai fisiologi, ma anche a chi la pensava in un altro modo o chi non aveva conflitti di interesse. Quindi io direi che questa cosa è gravissima, quindi il compito che mi sono dato, che stiamo dando in molti, è quello intanto di, tra virgolette, non far sparire i morti. Che se ne dica, appunto, l'epidemiologo è considerato quello che è il contamorti, piuttosto che in maniera anche un po' critica. Ecco, io penso che invece quello che è successo, visto che siamo purtroppo in un esperimento non dichiarato, ma di fatto c'è, è quello almeno di descrivere cosa sta succedendo, cosa è successo fino ad oggi, in modo più laico, più diciamo oggettivo, e ovviamente cercando di sapere che noi, da volontari,
possiamo fare ben poco, possiamo giusto recuperare delle informazioni che sono già presenti, ma l'onere della prova, e qui veramente servirebbe la competenza legale, l'onere della prova sta in chi, ad esempio, obbliga, ti impedisce di fare certe attività, ha creato questa guerra, tra virgolette, civile, perché c'è molto, diciamo, soft, ma neppure tanto, perché c'è stata una guerra tra, anche in famiglia, tra il vaccinato e non vaccinato, tra nel mondo del lavoro. Cioè che va bene se ci fossero quelle evidenze scientifiche sufficientemente robuste per dire effettivamente se uno sta più vicino di mezzo metro a un'altra persona è un fattore di rischio, può creare dei problemi. Ecco, ma queste cose devono essere date appunto, è la scienza, appunto la famosa scienza che dice dammi la prova che se faccio A sto meglio che se faccio B, che cosa rischio e cosa non rischio, cosa faccio rischiare, cosa non faccio rischiare al prossimo. Quindi io direi che il nostro compito è quello di non far sparire intanto le evidenze, di darle prima possibile. Quindi se la comunità, gli amministratori, i cittadini e altro, si fa una massa critica, i dati ci sono, perché mai come oggi, diciamo, è una miniera la situazione, è una miniera d'oro dal punto di vista dei dati, perché siamo schedati veramente in tutti i modi, dal punto di vista amministrativo, burocratico, economico e statistico. Allora, possiamo far parlare questi dati in un approccio epidemiologico, quindi capire come mai una comunità, ad esempio, come in questo caso, ha avuto la pandemia, ha avuto questo aumento del 20-25% di decessi in questo modo, e c'era un costante miglioramento fino al 2019. Io mi aspettavo poi che il dato, ad esempio, nei maschi potesse essere intorno a questo valore, che ricordo avrebbe dovuto essere molto basso, proprio perché, come diceva anche Antonio, la quota enorme di fragili è mancata nel 2020. Quindi se è mancata nel 2020 non poteva più mancare nel 2021 e nel 2022, quindi mancava proprio anche la popolazione. Questa cosa è importante segnalarla, ricordarla e pretendere immediatamente, secondo me, un tavolo di lavoro pubblico, regionale o nazionale, perché quello che stiamo registrando è nazionale l'evento. È assolutamente nazionale e anche internazionale, ci sono in certe comunità che riescono a registrare. Quindi io direi che l'approccio che stiamo guardando con i dati Istat, ad esempio qui c'è il dato italiano, il dato italiano è praticamente simile. Se poi voi volete entrare nel sito di Infovax, che è un gruppo di, appunto, di volontari, ci vediamo ogni una volta al mese, di domenica, e diciamo ragioniamo sulla letteratura scientifica internazionale e nazionale per, diciamo, aggiornarci, perché sul Covid c'è stata un'esplosione, ad esempio, di evidenze scientifiche e non scientifiche, ma appunto è la condivisione, la lettura che ci permette di affrontare, di capire cosa c'è. Ad esempio i conflitti di interesse, quindi io vi invito sempre di guardare oltre al risultato o al titolo anche chi finanzia lo studio, perché è importante, oltre a quello che dice. Ci sono veramente, c'è stata un'esplosione comunque di dati e di informazioni importante, quindi adesso, anzi, sono molti di noi che stanno facendo gli studi degli studi, c'è una sorta di meta-analisi, di pooled analisi, cioè studiano come mai alcuni studi dicono delle cose e altri dicono esattamente l'opposto. Quindi chi è che sta dicendo la verità, oppure dicono tutta quella verità perché uno vede il lato sinistro della medaglia, l'altro vede il lato, la faccia o la testa o la croce, insomma, in qualche modo. Io penso che dobbiamo ragionare, perché la salute sta diventando troppo importante, ce ne stiamo accorgendo adesso. Fino a qualche anno fa pensavamo di doverso occuparci di riempire il nostro tempo libero da buoni pensionati, di dire cosa facciamo, andiamo a giocare a bridge piuttosto che andiamo a togliere le ciche per terra oppure andiamo a fare una passeggiata. No, dobbiamo sopravvivere e vivere di più. E dobbiamo, secondo me, possiamo farcela se lavoriamo in termini di comunità, però, perché da soli è un tema troppo delicato e si rischia anche grosso. Quindi, Valerio, ricordati anche le domande online, perché sollecitano. Prego, ci sono due interventi qua. C'erano due domande online a cui non hai risposto. Ah, quella allora in particolare? Allora, Tonino chiedeva se esistono anche
dati sì, più dettagliati. Ricordo. Allora, basta fare dati l'analisi per classi di età. O causa? Beh, allora, per classi di età, intanto tu puoi vedere nel corso degli anni cosa sta succedendo in certe corti di particolari età. Quindi tu puoi raffrontare, mentre questo è un dato standardizzato, quindi annulla l'effetto età, tu puoi in realtà guardando anno per anno anche l'effetto della guerra, piuttosto l'effetto che in realtà sono fattori importanti, ma ormai direi che non hanno dato il loro contributo. Noi dobbiamo valutare ciò che abbiamo e possiamo ragionare sia su, in termini di decessi totali, di popolazione, e sempre con maggiore informazione. Ma queste variabilità servono o no nella valutazione della variazione dei dati grezzi? Ma guardando i dati grezzi, le variazioni sono un patrimonio informativo, io ritengo. È proprio questo, è la variazione che, se la leggi bene, ti permette di interpretare la realtà. E quindi bisogna proprio ragionare sui dati, avere i dati e ragionarci insieme, guardarli. Proprio in tavolo di lavoro. In questo senso rilancio la proposta: Genova aveva un osservatorio ambiente salute comunale e purtroppo è da anni che non si riunisce ed era gratuito. Ognuno di noi l'avevamo proposto come medici per l'ambiente, ma c'erano state altre associazioni, ma in realtà poi non si è mai parlato in termini di integrazione dei dati ambientali, sanitari, sociali. E questo mi sembra molto grave, ecco, perché quando c'è gente che lavora gratuitamente e i dati ci sono, un po' qualche soldo c'è, qualche intelligenza c'è, e non lavorare mi sembra veramente una grande responsabilità. Non so se ho, quindi ho risposto su questo. Sono due, se è possibile, fate degli interventi brevi. Sì, c'è esatto. La prima lui e poi puoi venire? No. Posso parlare di qua? No, sentito, però, no, perché non si sente. Capisco. Semplicemente volevo in qualche modo integrare o sollevare un problema sulle cause dell'inquinamento e di conseguenza della mortalità. Allora, si è parlato di impianti industriali. Ilva e quant'altro, eccetera. Ma le grandi opere, io ho partecipato anche recentemente, oltre che nell'arco degli anni, per la mia sensibilità ambientale, che ho preso anche un proiettato negli anni passati sulle Ande della mia vita. Allora, ho partecipato a dei presidi dove sono stati fatti interventi, proiettati video in Val Polcevera legati alla costruzione della gronda. La carovana No Gronda ha creato purtroppo drammaticamente dei problemi sulla salute degli abitanti. Ho partecipato per esempio in Val Torbella, Begato 2, Begato Bassa, organizzata appunto dalla carovana No Gronda, e le persone stanno vivendo un dramma perché la quotidiana inalazione di polveri sottili crea chiaramente dei tassi di mortalità che poi Medicina Democratica e altre realtà documenteranno o stanno già documentando. La stessa cosa ho fatto anche dall'altra parte della Val Polcevera, sempre organizzato dal Comitato No Gronda, e veramente ho recepito così dai interventi degli abitanti una sensazione veramente di dramma, insomma, di dramma, ecco. Chi volesse in ogni modo documentarsi
può andare in rete, Carovana No Bronda, per esempio ascoltare dei video di Luigi, che è un tecnico, Luigi Sessarego, che spiega anche tutte le contraddizioni e le cose assurde. Ma comunque concludo dicendo, riguardo alla TAV, parlo di anni fa, mi aveva colpito nel Basso Alessandrino un presidio, uno dei tanti che avevo fatto, e parlavo con dei giovani che avevano fatto la scelta di andare a vivere in campagna, no? A coltivare la terra, i quali con le lacrime agli occhi mi raccontavano delle conseguenze disastrose sui loro terreni, sulle loro coltivazioni, da parte dei lavori della cosiddetta TAV. Grazie, scusate. C'è Raffaella. Grazie per tutto. E vieni, parla però. No, no, io volevo chiedere. Volevo solo fare questa domanda. Fino adesso si è parlato della comunità. Non sentiamo niente. Riguardo la malattia. Ma quanto conta? Quanto è la diciamo, quanto conta la parte, la componente genetica? No, ma forse ci siamo capiti male. In realtà il fatto che io faccia parte dei medici per l'ambiente non significa che voglia forzare la lettura degli eccessi di mortalità su base appunto ambientale. Quindi la suscettibilità individuale, cioè la parte diciamo genetica, come può essere detta, in realtà è fondamentale, perché si è visto anche nei fumatori, c'è cioè una quota di fumatori ha problemi a parità di 10 o 20 anni di fumo, e una quota di fumatori non ce l'ha, quindi c'è qualche altra componente. Quindi la parte genetica esiste, la parte della suscettibilità c'è, però direi che è un cocktail sempre di effetti. Ma più importante è molto relativo alle dosi, alla suscettibilità e come dire, a livello individuale, e no, percentuale adesso non me la sentirei, però direi la componente, perché non vorrei far credere che tutto ciò che noi abbiamo come danni sia attribuibile alla componente, diciamo, dell'inquinamento dell'aria, ad esempio. Quindi, come diceva invece il compagno di prima, assolutamente, l'informazione, l'interazione tra fattori di rischio, cioè ad esempio fumare da soli, avere come unico fattore di rischio solo il fumo, solo le polveri fini, è diverso che avere altri inquinamento sia ambientale che lavorativo, problemi socio-economici. Cioè noi è l'interazione che produce il danno. L'interazione di cose negative, ma anche quelle positive. Quali sono i fattori protettivi? Noi dobbiamo rimanere più sul pezzo e ragionare anche quali sono i fattori che ci proteggono. Quanti ne stiamo facendo? La sedentarietà, l'alimentazione, per dire. Allora, queste cose, è tutto un bilanciamento. L'organismo, come il sistema immunitario, noi avremmo dovuto in questi 3 anni favorirlo, valorizzarlo, fare in modo che di non avere come concetto di nemico il coronavirus e basta. Noi, se siamo forti, noi il coronavirus lo possiamo, diciamo, mantenere diciamo, a un certo livello, così come tutti gli altri virus e tutti gli altri fattori. Quindi l'avere ad esempio bloccato l'attività fisica in questi 3 anni è stato, a mio modo di vedere, un enorme danno alla salute collettiva, perché il sistema immunitario ha bisogno di essere valorizzato, proprio perché non c'è soltanto il coronavirus, abbiamo vagonate di virus, batteri e sostanze tossiche. Quindi quello tu mi cercavi di spingere a dire quant'è la percentuale. Allora, noi sappiamo che le popolazioni sono differentemente esposte a fattori positivi e negativi, e quindi è una sorta di bilanciamento. Con i dati noi riusciamo a studiare, la letteratura scientifica ci sta già dicendo molto, ci stanno già dicendo, anche se qualcuno
in maniera truffaldina nasconde dei dati, non te li fa vedere, ma ci sono le letterature internazionali, basta aprire un PubMed, gli articoli scientifici, sì, parlare un po' in inglese, dare delle parole chiave in inglese, ma poi avere un'informazione su quelli che sono, ad esempio, dagli studi caso controllo, puoi capire come mai nei malati è più frequente una certa frequenza, appunto, è più frequente una sorta di elenco di fattori di rischio, dal campo elettromagnetico all'inquinamento dell'aria o dell'acqua, la sedentarietà, l'uso di farmaci. Adesso stiamo cercando di capire, ad esempio, il ruolo dei vaccini. Allora, il ruolo positivo o negativo o influente? Cioè, cosa è successo? Quanto ci hanno... Però ancora il dato è segreto per un altro anno, quindi dobbiamo aspettare, tra virgolette, l'ufficialità di una risposta ancora per un anno, perché il dato non c'è ancora su chi ha avuto il placebo, chi ha avuto invece il vaccino, chi ha avuto alcuni lotti. E allora, la popolazione è molto diversa, c'è gente che aveva già una predisposizione, aveva già anche semplicemente delle malattie. Le persone erano già diabetiche, erano già cardiopatiche, erano già ipertese, erano già dei problemi. Allora, quanto c'è stato lo scatenamento, o il miglioramento, o la repressione? Dobbiamo solo studiare. Quindi, nel momento storico in cui l'Italia, ad esempio, ha messo in pensione, con le buone o con le cattive, gli epidemiologi, che appunto adesso vorrei fare un po' di pubblicità, in realtà abbiamo un sacco di giovani che hanno competenze e spesso sono donne, sono laureate, sono specializzate, sono innamorate del loro mestiere e altro, che non vengono valorizzate, non possono fare quello che volevano fare. Ed è incredibile pensarci bene, perché noi queste risposte le potremmo fare veramente in un anno, semplicemente mettendoci a leggere, soltanto a leggere la letteratura scientifica che già c'è. Perché nel mondo, bene o male, si sta producendo. Ad esempio, i colleghi cinesi, che se ne dica, sono fantastici, perché hanno un rigore scientifico, imparato in qualche modo a studiare da loro quando erano negli Stati Uniti, si mettevano lì e finché non finivano il ragionamento, il grafico, il lavoro, l'analisi, non se ne andavano. Si innamoravano, si vedeva che si divertivano nello studiare. Ed era bellissimo. Poi la stessa università americana in cui lavoravamo non riusciva ad applicare a 50 metri le grandi teorie di salute pubblica che, diciamo, partorivavamo all'interno dell'istituto, che poi era Baltimora, poi è famoso anche per le grandi violenze o altro. Cioè, della serie, le teorie ci sono, bisogna poi trovare chi le applica in termini di salute pubblica. E quindi anche a Genova io penso che dall'Osservatorio Salute Ambiente, piuttosto che altri comitati e associazioni, sarebbe bene che, partendo dalle criticità individuali, quindi ognuno ha i propri problemi, che sono quelli delle navi, piuttosto che la TAV, piuttosto che l'inceneritore, piuttosto che... Allora, tutte queste cose, l'industria petrolio, cioè abbiamo delle cose veramente incredibili. E cominciamo a dire, beh, lavoriamo insieme, perché l'interlocutore, il gestore di salute pubblica, lo stesso, il responsabile è il sindaco, semplicemente, quindi dobbiamo interagire con il sindaco, la nostra figura è ufficiale di difesa dell'ambiente e della salute. Così come i dati, ad esempio, sono regionali, la regione Liguria, come le altre regioni italiane, hanno i dati, allora usiamoli. Non so se ci sono delle altre... è una precisazione di Marco? Sì. L'interpretazione dei dati e sì, l'effetto guerra, che inviterei Marco a aprire il microfono e a puntualizzarsi direttamente. A cui prima Valerio non aveva risposto. No, ciao, scusa, sono Marco. Non è che mi sentite? Benissimo. Ok, non volevo fare ping pong, però in qualche modo, secondo me, l'effetto demografico di base, cioè cosa è successo 80 e passa anni fa, quanta gente nasceva allora, che poi prima o poi deve morire. Prima della Seconda Guerra Mondiale succedeva che le famiglie avevano tanti bambini e c'erano ogni anno oltre 1 milione di nascite, e depurando dai nati morti o quelli morti nei primi anni, comunque erano tanti quelli che nascevano. Dopo ne sono nati di meno, via via sempre di meno, e questo è un dato demografico italiano, forse più accentuato che non in altre nazioni. Quello che volevo osservare è che in questo momento
siamo, secondo me, proprio nel ginocchio di questo cambiamento, perché se la vita media è di circa 84 anni e muoio nel 2023, vuol dire che sono nato nel 1940. Quindi è proprio il momento in cui sta cambiando la quantità di nati, tanti nati, a meno nati. Quindi la mia domanda era, ma di questo effetto, che secondo me esiste, se ne tiene conto nell'analisi del REC? In che modo? Allora, se questa direi che nell'analisi del referto epidemiologico sì, comunale, in realtà si tiene conto della popolazione per classe di età, cioè quindi si tiene conto dell'anno di nascita e si calcola il tasso. Quindi noi ci limitiamo adesso a questa fase. E queste, diciamo, integrazioni che però ho paura che vengano spesso usate per negare, ad esempio, il ruolo di quello che sta succedendo adesso, perché questo picco, ad esempio, di decessi nel 2022 e nel 2022, è un po' bizzarro che adesso vengano, no, utilizzati questi dati per pensare che ci sia un effetto guerra piuttosto che... Però, guarda caso, è successo proprio in momento... Allora, io penso che si debba ragionare di più con un tavolo di lavoro in cui veramente ogni ipotesi debba avere la dignità di essere riconosciuta e ci si debba ragionare insieme proprio per fare la controprova, perché effettivamente è bene non innamorarsi troppo delle proprie teorie e quindi la lettura insieme degli stessi dati o l'integrazione, secondo me, può essere molto molto informativa. E questo è quello che mi sentirei di dire adesso con quei pochi dati che abbiamo, ma direi che gli studi, appunto, dobbiamo soltanto pretendere di farli, di leggerli e di commentarli insieme. Prego. Ma anch'io sono stupito, però non troppo, dalla mancanza del picco in basso, perché avrebbero dovuto esserci più morti nel 20 e poi avrebbero dovuto essercene meno nel 21. E io sono un ex ricercatore del Consiglio delle Ricerche e ingegnere di attrazione. E quindi anch'io quello, che non c'è stato. Va bene, ok, potrebbe dipendere da tanti fattori, però guardando dal 2009 al 2022 vedo che tutto sommato, se io ci tiro una riga, comunque nel 2022 abbiamo avuto meno morti che nel 2009, se questo è un tasso, quindi abbiamo avuto un miglioramento comunque. Adesso aspettiamo il 2023. Quello che invece mi ha colpito di più, oltre a questo dato, era anche un altro dato: la variabilità anno per anno che vedevamo negli altri grafici, quelli delle varie zone della città, che in alcuni casi passavano, non dico dal verde al nero, ma c'erano delle variazioni abbastanza elevate da anno a anno. E l'altro dato che mi colpiva abbastanza, lo sfalsamento fra maschi e femmine, che alle volte sembrava quasi addirittura significativo. Cioè, perché la banda la vedevi una bassa, una alta, poi c'era un po' di sovrapposizione, ma non esagerava. Quelle cose lì, te le dai una spiegazione? Cioè, come le vedi? No, sono proprio le cose che io vorrei non spiegare senza dati. Cioè, io vorrei proprio che intanto non sparissero queste evidenze, cioè queste differenze di genere, che ad esempio, appunto, già banalmente, questo eccesso di mortalità nei maschi, quando parliamo di tassi, in realtà sparisce se noi guardiamo semplicemente i numeri assoluti. Perché ci sono più donne che uomini. Ma bisogna dirlo, ma capisci quanto è l'omissione dell'informazione scientifica, ma forse non è neppure scientifica, informazione oggettiva, ma c'è un gioco nel far sparire certe informazioni, nel valorizzare alcune. Quindi prima di interpretare, io vorrei che si mettessero di più sul tavolo le informazioni di base e lette in vari modi,
ad esempio, la stessa banalissima mortalità deve essere, oltre che quantificata statisticamente e basta, ma deve essere precisata. Allora, il senso, l'età, il periodo, le patologie, poi l'area, cioè queste differenze devono essere lette insieme. Quindi il mio compito mi sono dato, e i colleghi di Milano ce l'hanno in qualche modo, mi hanno confermato e mi hanno aiutato proprio, è quello di intanto descrivere. L'umiltà della ricerca è in prima battuta quella della descrizione della realtà possibile, integrarla, fare in modo che non ci siano questi... non voglio fare il guru che dice ha già la sua teoria perché uno fa bene, fa male, ci sono le sostanze miracolose oppure quelle che fanno... Allora, io penso che dobbiamo imparare a pretendere che in questa fase magica e positiva, sottolineo il positiva, in cui i dati ci sono, e sono dati socio-economici, dati ambientali, dati sulla salute, dati vari, allora facciamoli parlare questi dati, lavoriamoli, perché ci sono gli statistici, c'è un sacco di gente che elabora. Poi ci sono quelli ufficiali, ci sono quelli anche appunto che sono in pensione, si divertono a farlo, giovani che arrotondano senza farsi pagare o facendosi pagare il giusto, sarebbe anche giusto cominciare a dire tiriamo fuori due soldi. Quindi chi è curioso di informazione e di verità, una delle quattro cose che secondo me servono le deve mollare in qualche modo. Cioè o deve dare delle idee, o deve dare delle competenze, o deve dare dei soldi, o deve dare del tempo. Ma ognuno di noi deve decidere cosa fare e cosa dare di quello che ha. Perché ognuno di noi o il tempo, o dei soldi, o delle idee, o delle competenze, le ha. Poco, facciamo l'8 per 1000 delle nostre cose, alla fine del mese, se ognuno dà 10 euro, 2 ore, un'idea e altro, insieme, aggiustando e compensando le nostre reciproche enormi voragini di mancanza, di problemi, in realtà, mettendo insieme in modo molto fraterno e positivo, le cose che abbiamo e che ci diverte dare, io penso che ne avremo un vantaggio proprio di comunità. Cioè, paradossalmente, anche il nostro egoismo sarà diciamo valorizzato, perché noi diamo una mano alla comunità dove siamo dentro, dove viviamo. E quindi dobbiamo decidere di cambiare modo di lavorare. Quindi anche le associazioni, qui vedo un po', che si occupano di ambiente, di salute, di diritti, sono spesso in concorrenza. Ma che risultato vogliamo avere quando le associazioni che si occupano di ambiente, di salute, di diritti, sono in concorrenza tra di loro, dove ognuna parte quando vuole? E nell'organismo c'è un bellissimo esempio che mi diverto a fare, poi vi lascio, che è la fibrillazione. La fibrillazione è quando le fibrille del cuore, ognuna si muove per conto suo. Allora si fanno una fatica boia, e in realtà il paziente muore più delle volte. Allora ci vuole semplicemente il sincronizzatore, che è il nodo di His, per dire, è un noduletto proprio insignificante, che è quello che sincronizza il movimento, per cui fa sì che le fibrille muscolari siano, lavorino sincrone, insieme, lavorino tranquille, senza stress, e il paziente e vive, riescono a dare una spinta fantastica al sangue che gira dalla testa ai piedi, in modo... che poi è nel canottaggio, è il 2 o 3 con uno che sta seduto lì, che dice guarda, non rema, però è quello che sincronizza. Allora io penso che dobbiamo cambiare modo di lavorare insieme, e appunto ognuno mette quel che vuole in maniera divertente, però se lavoriamo insieme mettendo ognuno le proprie competenze, 2 soldi, 2 ore di tempo libero, 2 idee, io penso che riusciamo veramente a evitare questo disastro, perché questo è stato veramente un disastro. Questa cosa, hai fatto bene a ricordare che tutto sommato nel 2022 la situazione è meglio che il 2009, però guarda un po' quanti anni abbiamo perso in un paio d'anni, dove in realtà le cose dovevano essere risolte. Noi, avuto l'anno pandemico, dovevamo assolutamente nel 2021-22 essere assolutamente perfetti, e invece non è successo, e questa cosa è veramente... Senti, chiudiamo. Io invece, certo, volevo dire una cosa. Però scusate,
Dobbiamo chiudere perché abbiamo un aperitivo di là, se no non facciamo il tempo neanche a costartelo. Possiamo continuare sul terrazzo e chiacchierare. Dire lanciare un allarme. Volevo lanciare un allarme, gravissimo, perché da novembre è assodato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prenderà in mano tutta la sanità di tutti i paesi che hanno aderito, tra cui l'Italia. Quindi non ci sarà il nostro governo a dire o a opporsi. Questo è grave perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha il soldo di poteri incredibili, emetterà una marea di vaccini che... Attenzione. Ecco, questo è quello che volevo dire.